nuovo video e questo qui è un video per mostrarvi tutti i miei blush di MAC. Si dividono in diverse categorie, ci sono appunto i powder blush, che sono quelli della linea classica, che hanno diversi finish, ci sono i Sherton Shimmer, ci sono i matte, insomma hanno vari finish un po' tipo i rossetti. Vi lascio giù un articolo per spiegare meglio i finish, così non ci perdiamo in chiacchiere, e costano, se non erro, intorno ai 21 euro più o meno. Poi ci sono invece quelli della linea Pro Longwear, che si differenziano dai powder blush per la tenuta, perché in i Pro Longwear dovrebbero essere con una tenuta ancora maggiore rispetto ai precedenti. Secondo me hanno una tenuta quasi equivalente e li trovo leggermente più polverosi rispetto appunto ai classici blush normali. E infine appunto ci sono i Mineralize Blush, che sono comunque dei blush fatti tipo cotti, che hanno come, diciamo, regola base, insomma, come segno distintivo, come vogliamo dire, la luminosità. Quindi sono comunque dei blush che possono contenere sia dei glitter o no, però sono appunto cotti, quindi hanno proprio appunto un fattore luminoso all'interno, anche se non hanno magari sbrillini o particelle luminose. Ecco, sono proprio dei blush minerali che appunto alla luce danno diverse cangianze. E poi vabbè, per ultimi hanno i cream blender blush o i cream blush, non mi ricordo. Comunque sono dei blush in crema che, per quanto mi riguarda, non hanno, cioè rispetto magari a un blush, che ne so, di Essence, sì, mi durava di più, però non è che hanno questa tenuta così maggiore su di me rispetto ad altri blush in crema. Quindi secondo me sono tipo ad esempio pari a quelli di Kiko, insomma, o di altre marche comunque economiche, Catrice eccetera. Quindi comunque gli unici due che avevo, insomma, li ho dati via perché proprio non mi ci trovavo. Ecco, preferisco molto di più quelli in polvere. Allora, inizio appunto dai powder blush normali e inizio a parlarvi di quelli rosati, a mostrarvi, diciamo, quelli rosati. In primis ho il Pink Swan, che è un colore rosato, un rosato, diciamo, freddo, molto 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 bello, naturale per tutti i giorni, anche se sembra un po' pigmentato, in realtà poi una volta steso comunque sulle guance non ha questa coprenza così alta. Infatti questo qui fa parte degli Sherton come finish, quindi comunque un finish molto leggero, molto naturale, la scrivenza poco pigmentato, insomma, quindi è davvero ottimo questo qui per dare comunque un effetto salute normale per tutti i giorni, senza comunque eccedere con le guance, diciamo stile Heidi, per capirci, che a me sinceramente, a seconda del, diciamo, del trucco che si ha, non è che mi dispiacciono più di tanto. Certo, dei patocchi proprio obbrobrosi no, però insomma comunque anche ben pigmentate le guance non mi dispiacciono, se comunque creano nel look totale, insomma, un'armonia. Ecco, e sempre sul rosato, un po' più tendente al malva, ho questo qua, che è il Mocha o Mocha, non so come si dice. Comunque è un blush che tende un po' più a un color mattone malva, è molto bello. Questo è della linea matte, quindi comunque è molto più pigmentato anche al tatto, e anche comunque dallo swatch potete subito vedere la differenza. Vedete, rimane molto molto più forte rispetto comunque allo Sherton. Infatti questo è un colore che su di me deve essere abbastanza dosato e prelevato comunque con pennelli poco fitti, rispetto comunque magari al precedente, che per ottenere una scrivenza magari abbondante dovete prendere dei pennelli o molto con molte setole o fare più passate. Questo invece ne dovete applicare proprio una puntina se volete un effetto naturale, mentre comunque andare con un pennello normale, magari girandolo, e avete delle guance molto molto evidenti. Mi piace molto come colorazione, perché comunque è un colore anche qui naturale, portabilissimo per tutti i giorni se saputo dosare. Un altro che ho sempre, diciamo, sulla scia del rosa, però questo qui è quasi una via di mezzo, nel senso che ha all'interno anche una punta di rosso, una leggera tendenza violacea, perché all'interno ha tutti dei micro brillantini, perché questo qui fa parte degli Sherton Shimmer, quindi all'interno ha proprio delle palluzze che sicuramente dalle guance non è che si vedono bene, ma vi posso assicurare che alla luce comunque si notano. E appunto è questo qua, come potete vedere, di base, al contrario di quanto si vede dalla cialda, prevale molto molto di più l'aspetto rossiccio che è all'interno, e mi piace tantissimo. Non so se le potete ammirare le pagliuzze, questo qui mi piace tantissimo per l'inverno, perché è proprio un colore che secondo me sta
benissimo, soprattutto con dei rossetti che tendono un po' più al prugna, insomma lo trovo davvero un ottimo ottimo blush. Uno che ho da poco, perché essenzialmente ce lo aveva mia sorella ma non lo usava, è questo qui, ed è appunto il Rosy Outlook, che è della linea Prolonger. Come vi dicevo, questo qui sicuramente è molto più setoso al tatto, ma sfarina molto di più. Io non so se lo riuscite a notare, ma veramente ragazze, questo qui rispetto agli altri è molto 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 più polveroso, però comunque come tenuta, cioè, va abbastanza bene, cioè secondo me è uguale agli altri. Secondo me è un colore opaco, sempre rosa, molto chiaro, come potete vedere questo è anche molto molto naturale, sicuramente a pelli comunque mediterranee o comunque scure, non è un colore sicuramente che si vede subito d'impatto, però comunque anche questo, se saputo applicare nelle quantità giuste, può essere più o meno pigmentato. Sicuramente è molto più facile fare due passate, scurire un prodotto, piuttosto che poi andarlo a correggere sfumandolo. Quindi comunque, se non siete abituati, se avete paura di fare delle guance alla Heidi, sicuramente puntate dei blush o chiari in generale, o con dei finish Sherton, che sono quelli meno forti, diciamo, che ha la gamma di MAC. Poi per quanto riguarda invece i blush minerali, sempre sul rosato, perché io adoro, essenzialmente amo il fucsia sulle labbra, quindi comunque mi trovo meglio sicuramente con dei prodotti un po' più rosati, dei blush più rosati, per creare un'armonia totale anche nel viso. Uno che adoro tantissimo, che è il mio preferito in assoluto proprio sul rosato, è questo qui col vecchio packaging dei minerali, è il Mineralize nella colorazione Gentle, è un colore rosa davvero tanto 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 luminoso, mi piace tantissimo. Questo all'interno ha proprio dei micro glitter oro, mi piace tantissimo perché questo dà proprio un effetto stupendo alle labbra, super, è super comunque naturale, se non fosse che ha queste pagliuzze, comunque secondo me rimane abbastanza naturale, ed è appunto questo rosa stupendo luminosissimo. Questo veramente lo mettete e fate già la vostra figura solo con questo, e anche solo un rossetto e una riga d'eyeliner senza illuminante, senza terra, veramente è stupendo questo blush, mi piace proprio tanto. Poi sempre appunto della linea Mineralize, sempre che diciamo ha una punta di rossiccio un po' tipo il Brizzy per capirci, solo che questo molto più luminoso, è il Love Ting. Questo però al contrario dell'altro, all'interno ha un po' più di sbrilluccichini, di pagliuzze oro, che veramente è stupendo. Anche questo al contrario di quelli col finish Sherton è molto 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 pigmentato, e infatti veramente ne serve una punta, e mi piace tantissimo perché, ragazze, veramente anche questo sicuramente non vi fa passare inosservate. Per quanto riguarda invece sempre appunto i Mineralize, però che virano sulle tonalità un po' arancioni, un po' più corallose, ho il Petal Power, ed è bellissimo perché, come potete vedere, ha una base corallo con tutte delle cangianze oro, è davvero stupendo questo, e sicuramente per l'estate è proprio bellissimo. Io ho anche l'Hot Mama e vi posso assicurare che, diciamo, sì, anche quello è stupendo, bellissimo, per carità, però questo ha una punta in più di corallo che veramente su un'abbronzatura, insomma, secondo me sta molto 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 meglio, e poi appunto ha questa luminosità oro che veramente cioè vi lascia proprio senza parole, guardate quanto è bello, stupendo, veramente lo adoro questo. Invece uno più discreto, sicuramente sempre della stessa identica categoria, è il New Romance, sempre Mineralize, ed è appunto questo qui. Questo qui è molto 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 più naturale, è anche molto chiaro, quindi comunque va saputo applicare su pelli comunque abbastanza chiare, o comunque se ne mettete un po' di più possono applicarlo comunque anche chi ha la pelle un po' più mediterranea, però appunto dovete fare più passate rispetto a un Petal Power. Mi piace tantissimo anche questo, lo trovo molto naturale, ideale sicuramente a chi piace questo colore, insomma, per l'inverno, ecco, anche secondo me anche il corallo, il color albicocca, si può tranquillamente portare anche l'inverno, e magari abbinato con dei rossetti rossi, insomma, che abbinano un po' più sul corallo, ed è anche questo davvero molto luminoso, molto 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 bello.
Per quanto riguarda invece le edizioni limitate, vado un po' più veloce perché sono dei blush che, a meno che non andate tipo al convivio che si tiene a Milano una volta ogni 2 anni se non erro, o in alcuni outlet, ho sentito se vi iscrivete alla a Plaza di MAC sanno anche che ci stanno degli outlet MAC, oppure appunto a dei gruppi Facebook di MAC che magari rivendono i loro prodotti, o su eBay, così insomma, diciamo che i prodotti in edizione limitata di MAC sono un po' più difficili da reperire, possono comunque trovare magari a dei prezzi anche vantaggiosi o comunque insomma decenti, però è più raro perché di solito appunto c'è chi se ne approfitta e chi li rivende a dei prezzi veramente assurdi. Sinceramente MAC, ma in generale tantissime marche hanno tantissimi blush anche di ottima qualità, certo il packaging magari in edizione limitata può attrarre di più, però veramente ragazzi, cioè nel senso sì, desiderare un'edizione limitata è bello, però secondo me non vale la pena spendere magari per un blush, per una palette che era in edizione limitata, che magari di base costava 40 euro, che ne so, 50 euro, pagarla magari 150, cioè secondo me non ha proprio senso, perché alla fine, al di là che magari può scadere quel prodotto o no, cioè secondo me pagarlo 4, 5, 6 volte in più di quel del prezzo originale veramente è, cioè oltre al fatto che proprio moralmente chi lo mette in vendita non so come fa, ma poi anche per chi lo compra, cioè veramente risparmiatevi quei soldi, con quei soldi magari potete prendervi addirittura 5 prodotti magari che non erano che non sono in edizione limitata, ma comunque che sono altrettanto belli e validi. Bando alle ciance, comunque ho della Archie's Girl il blush Betty, ho anche il Veronica che però ho regalato a mia sorella ed è bellissimo, tra i due sicuramente io preferivo il Veronica, però appunto a mia sorella non so dire di no, e appunto invece questo qui ha un colore molto più sobrio, molto più naturale, da tutti i giorni, comunque anche se è chiaro chiaro su pelli comunque chiare si vede, ed è un colore appunto anche qui che tende un po' al pescato, vedete, mi piace molto, l'ho sottovalutato, in realtà invece è un bel colorino tranquillo per tutti i giorni. Poi un altro in edizione limitata della tipo Magic Nude, nude qualcosa, è questo qui, che è Auto Erotique. Come potete vedere ha proprio un'onda stampata e questa linea l'avevano tutti. Mi piace molto, come potete vedere è anche utilizzato, però questo a differenza di quello che può sembrare è un colore sì pigmentato, sì scuro, per carità aranciato eccetera, però veramente per ottenere una colorazione così forte deve essere prelevato insomma con dei pennelli molto molto fitti, perché sennò veramente è molto molto più tranquillo, vedete, comunque è molto più leggero, cioè per ottenere comunque un colore piuttosto forte deve essere proprio preso in quantità eccessive, ecco, per dirvi io qua ho esagerato, se voi fate proprio una pucciata col pennello ottenete comunque una colorazione che è tipo 2-3 volte più chiara di quella che ho preso io qua, cioè vedete che differenza? Quindi insomma anche questo sembra un colore tipo oddio non lo metto mai, invece se anche qui comunque ci si contiene insomma è un colore che si può dosare bene. Uno che invece ancora non ho utilizzato è questo qui ed è appunto della collezione Sharon Osbourne, Sharon e Kelly, vabbè insomma madre e figlia, e questo qui si chiama Peaches and Cream ed è una colorazione rosata con una punta un po' di corallo, mi piace molto, sicuramente questo è un blush molto più estivo, è davvero molto molto bello ed è appunto di prevalenza, insomma prevale sicuramente una tonalità piuttosto rosata, però non è un rosa tipo per dirvi pink suona a base fredda, questo ha proprio qualcosa di pescato all'interno, come potete vedere, vedete è più caldo come prodotto, però anche questo sembra davvero promettere bene, è molto carino, sicuramente appena mi abbronzo un pochino lo sfrutterò meglio. Gli ultimi due, sempre in edizione limitata, sono uno della linea Mineralize Skin Finish, che appunto sono quei prodotti che sono tutto in uno, possono essere utilizzati come illuminanti, come blush, insomma alcuni come terre, dipende un po' dalla colorazione che si va a prendere. Questa qui appunto era un'edizione limitata e si chiama Star Wonder, è stupendo perché all'interno ha sia delle vene viola, delle vene rosate, sia delle vene che sembrano un po' il Soft and Gentle, quindi anche un illuminante all'interno, infatti come blush è davvero molto luminoso, un po' tipo proprio i
i blush Mineralize, e nonostante questo comunque rimane abbastanza discreto, con una punta di malva viola all'interno che veramente mi piace tantissimo. L'ultimo che ho, sinceramente non so di che collezione è, comunque si chiama Blush of Youth. Non lo so, comunque questo qui a forma di rosa, che a me non piace tantissimo. Se lo trovate non prendetelo, perché è una colorazione davvero molto molto chiara, e per far sì che si veda qualcosa sul viso, questo qui, lo swatch, cioè non so neanche se lo vedete questo qua, per far sì che si veda qualcosa dovete prendere un pennello fitto, fare proprio 5-6 giri e ottenere un colore chiarissimo sul volto. Quindi un po', diciamo, è un po' inutile questo blush, veramente ne serve una quintalata e mezza. Carina la rosa, però appunto poi si andrà a deformare, perché se ne serve così tanto, cioè in men che non si dica si deformerà. È un blush che comunque in linea generale non vi consiglierei mai, perché non scrive niente, e tra tutti quelli che ho è quello che non vado mai a usare, cioè lo uso tipo 3 volte a esagerare ogni 2-3 mesi, quindi c'è veramente... è un blush che secondo me non vale la pena, considerando poi il costo, perché sicuramente i Mineralize costano intorno ai 30 euro. Ovviamente questi, essendo della vecchia linea, costano di meno, perché prima costavano tipo 28-27, però insomma comunque è un costo molto eccessivo, cioè molto alto, eccessivo poi se si pensa alla qualità. Sicuramente molto più belli i Mineralize, insomma quelli della collezione classica. Niente ragazze, spero che il video vi sia utile per vedere le colorazioni e magari cercare il blush che più si addice a voi. Mi faceva piacere condividere con voi appunto gli swatch, perché so che molte di voi sono interessate a questo tipo di prodotto. Insomma, fatemi sapere quali sono i vostri preferiti, quale mi consigliate, e noi, se vi va, ci vediamo alla prossima. Ciao!